Daniele Santarelli, una sofferenza per noi, figuriamoci per te. Sì, è stata credo un altro bello show per i tifosi, per la pallavolo, degno di una finale scudetto. Non sempre bellissimi, ma entrano in gioco tanti aspetti, la tensione, il nervosismo, i cali fisiologici che ci sono dopo una battaglia di qualche giorno fa e per come si era persa gara 1. Oggi è stata una buona prestazione di squadra, morale. Abbiamo visto dei fantasmi, perché dopo aver perso il primo set un'altra volta in quel modo è incredibile veramente quello che siamo stati in grado di fare anche nel primo set. E poi il quarto set eravamo davvero in difficoltà, l'abbiamo ripresa con le unghie e con i denti, l'abbiamo rimessa sui binari che volevamo, abbiamo fatto un bel risultato, ma ora non abbiamo fatto niente. Torniamo a casa a giocare gara 3, sarà un'altra battaglia contro una squadra che abbiamo capito per l'ennesima volta che è una squadra molto molto forte, attrezzata per vincere con tantissimi attaccanti forti, quindi farà una finale così. L'ho detto dal primo giorno e ne sono convinto. Senti, quando si dice veramente un gioco di squadra, perché uno si aspetta Oak, si aspetta Antropova e poi Plummer, 5 punti nel tie break, tanta roba Daniele. Sì, Katz ha fatto la prima parte così, ho provato a farla rincasare, a mettere dentro Ale e Cali che hanno fatto il loro dovere, poi però io so che Katz è successo tante volte che la distanza è venuta fuori e qui lo ha fatto un bellissimo quarto e quinto set, ci ha aiutato tantissimo, è stato il terminale d'attacco principale, ma credo che tutta la squadra abbia fatto un gran lavoro, perché io ho chiesto un sacrificio da parte di ognuna, Ale ha fatto un lavoro sporco incredibile, quindi credo che anche i centri abbiano toccato tanto, hanno battuto con ordine, Bella ha fatto il suo dovere a muro, siamo stati bravi, abbiamo sofferto, abbiamo vinto di squadra. E poi c'è un allenatore giovane che si farà qualcosa, vincerà in sua carriera, si chiama Daniele Santarelli. Te lo segnalo perché questo viene bene. Grazie per il giovane. Questo viene bene però, te lo dico. Grazie mille davvero. Grazie Daniele.